Come abbiamo detto in apertura, affrontiamo l'argomento acqua con il sindaco di Ragusa, avvocato Garcia. Allora, sindaco, ci sono delle difficoltà oggettive, non è che le possiamo nascondere, ci sono molte richieste. Io ho scritto in un articolo che i cittadini chiamano, ma non si riesce a dare a tutti il risultato sperato. Allora, qual è la reale situazione intanto dell'approvvigionamento via botti? Poi parleremo anche delle domande che sono state fatte dall'amico rugbista, perché abbiamo giocato a rugby insieme, Giovanni Licino. Allora, parliamo dell'acqua, l'approvvigionamento con le botti. Sì, è chiaro, c'è un'emergenza a Ragusa, ce ne siamo accorti, se ne è accorto soprattutto chi sta patendo questo problema, chi non riceve regolarmente l'approvvigionamento idrico. È chiaro che la situazione del genere si può contrastare nell'immediato soltanto in un modo, cioè implementando il servizio di autobotti, perché poi per le attività e per i rimedi strutturali magari ne parleremo, ma insomma al momento bisogna tamponare questa situazione. Certo. Implementare il servizio di autobotti purtroppo non è facile, ci siamo accorti, non è facile per vari motivi, perché abbiamo chiesto intanto agli altri enti di fornirci, di aiutarci dandoci delle autobotti, nessuno praticamente ha risposto, la Protezione Civile ha un mezzo e ce l'ha messo a disposizione, altri enti purtroppo hanno difficoltà in I questo momento. I pompieri magari hanno qualcuno in più. Sì, ma hanno difficoltà perché in questo momento con queste temperature, con il rischio incendi che è dietro l'angolo, diciamo, è molto concreto, evidentemente non possono destinare i loro mezzi per altre finalità che non gli interventi in caso di emergenza. Quindi abbiamo anche, o io tramite ordinanza, costretto, si può dire tra virgolette, un'azienda che operava nel Ragusano a mettere a disposizione la propria autobotte. Abbiamo chiesto la disponibilità, pensate, anche a chi fa trasporto di latte. Certo, sembra un botte, so. Ci sono questi mezzi che sono comunque sanificati tutti i giorni, quindi possono tranquillamente trasportare anche l'acqua una volta che ripuliti e sanificati. Entro un paio di giorni dovremmo avere la disponibilità di un paio di autobotti in più. Sicuramente è stato aumentato il servizio, non riusciamo però, è inutile negarlo, a coprire in tempo reale le esigenze di molti cittadini. Questo ha comportato anche ritardo sulle contrade, perché prima il servizio si faceva anche in tempi normali, si fa solo sulle contrade, cioè le aree non servite dalla condotta idrica. Adesso chiaramente con l'emergenza anche in città, che poi è soprattutto una zona, la zona di contrada Bruscema, ci sono ovviamente le contrade, ma c'è anche la zona dove vedo io il selvaggio, c'è stata la zona esatto di insomma quella periferica da quelle parti lì. Ora è chiaro che il servizio in questo momento è sotto stress al comune, è chiaro che abbiamo anche dato disposizione di aumentare il numero delle persone che devono rispondere al telefono, perché io recentemente, proprio un paio di giorni fa, abbiamo fatto un incontro in una di queste contrade a Punta Razza, abbiamo invitato anche rappresentanti di altre contrade e veniva fuori anche questa difficoltà, cioè il fatto che non ricevono, non riesco neanche a mettersi in contatto. Ma se ci sono due persone, perché, che stanno al telefono, e quindi abbiamo dato disposizione all'ufficio di aumentare il personale, autobotti in più, personale in più. Stiamo cercando di tamponare una situazione veramente difficile. Io mi sento addosso il peso della responsabilità per un fatto che succede nella città. Anche perché noi non siamo abituati. Non siamo abituati. È chiaro che c'è una crisi idrica mai senza precedenti, la siccità senza precedenti. Non attribuisco la responsabilità di quello che succede alla siccità. Non arriviamo a questo livello come purtroppo. Però sindaco, te la posso fare una domanda che mi ha fatto un cittadino oggi. Certo. Ma a Modica che c'hanno un altro? Perché a Modica non si sente. C'è crisi idrica in tutti i comuni della provincia. Anche a Scicli c'hanno l'acqua senza problemi. Mi risulta che c'è una crisi idrica un po' in tutti i comuni, forse non a livelli di Ragusa. Come sono organizzati questi comuni non lo so, è chiaro che le sorgenti di approvvigionamento sono in secca in questo momento, è chiaro altresì che con le infrastrutture che abbiamo noi non dovremmo avere problemi, se solo riuscissimo a mantenere il livello del serbatoio principale che serve tutte queste aree periferiche, cioè il serbatoio che si trova in contrada Bruscè, se riuscissimo a tenere il livello del serbatoio sempre pieno, perché poi sappiamo che l'acqua viene distribuita in rete per caduta, quindi con la forza di gravità, quindi più il serbatoio è pieno e più questa forza di gravità consente il raggiungimento. E quindi bisogna portarci l'acqua. Bisogna portarci l'acqua. Cosa succede? Con la penuria di acqua che c'è in questo momento, noi quello che stiamo
facendo, ma lo stiamo facendo già con il lavoro in corso. Chi passa da quella zona noterà che ci sono, c'è già uno scavo che servirà per collegare il serbatoio di Brucè con la zona artigianale. Sì, era quello. Perché da poco tempo abbiamo la disponibilità degli impianti dell'ASI e li stiamo mettendo in collegamento con il serbatoio in questione. A breve dovremmo avere già un primo flusso d'acqua di 10-12 litri al secondo, ma quello importante che potrebbe risolvere il problema lo avremo soltanto fra qualche mese, è inutile negare che ci vuole il tempo che ci vuole. È stata definita, insomma. È stata definita in vista della prossima stagione calda. Questo però diciamolo anche ai cittadini. Che porterà, scusa, per comunque 50 litri di acqua al secondo, 50 litri di acqua al secondo, mi dicono gli esperti, sono che buone. Potrebbero essere, saranno sufficienti per mantenere, sempre, secondo, mantenere sempre pieno questo serbatoio e quindi risolvere il problema in maniera strutturale, sotto quell'aspetto là. E, la cosa importante però, giustamente la domanda che viene spontanea è come mai, ecco, anche altri comuni che hanno la possibilità di attingere dall'invaso di Santa Rosalia, ecco, da tempo. Oggi avete fatto qualcosa, mi pare. Oggi è stata una giornata molto importante per Ragusa, ma oggi è stato il momento conclusivo, diciamo che l'epilogo di un'attività che è durata da mesi, per questo non posso neanche, sì, prendo tutte le responsabilità, però chi dice ci dovevate pensare prima, allora noi ci abbiamo pensato dal primo giorno a fare quella cosa che è successa oggi, cioè a ottenere finalmente le autorizzazioni all'utilizzo dell'impianto. Tre anni, 27 anni. 27 anni. Perché noi nel 1994, come ricorda anche il professore Licitra, il dottore Licitra, nel 1994 si fece già un protocollo dove era previsto che il comune di Ragusa potesse attingere per fini potabili 500.000 metri cubi di acqua all'anno. Benissimo, sono passati 27 anni e non abbiamo preso una goccia. Perché non c'è la tubatura? Perché non c'è l'autorizzazione. Perché non c'è l'autorizzazione. Allora noi adesso, dopo un lavorio lungo, laborioso e con la condivisione di questo lavoro con il Consorzio di Bonifica, che in questo momento gestisce per vicende giudiziarie, che adesso non sto a dire, sono un po' complesse. Anche loro hanno tanti problemi. No, sì, ma la vicenda giudiziaria qui è diversa da quella che sappiamo noi, è una vicenda per cui è stato nominato sequestratario. Il Consorzio di Bonifica in questo momento è custode giudiziario dell'impianto, degli impianti che servono l'invaso. Quindi adesso sta a loro decidere. Però anziché limitarsi all'ordinaria amministrazione, come di solito fa un custode, questa volta si sono presi la responsabilità, e di questo va dato atto al commissario Nicodemo e all'ex assessore Edi Bandiera, che si è molto speso in questa vicenda, si sono presi la responsabilità di autorizzare finalmente, per la prima volta dopo quasi 30 anni, il comune di Ragusa ad attingere l'acqua dell'invaso di Santa Rosalia, che quindi già a brevissimo verrà immessa attraverso una tubatura, verrà portata questa al potabilizzatore attraverso una tubatura che abbiamo rifatto adesso da pochi mesi, l'abbiamo dopo 30 anni era consumata. Sostanzialmente la porteremo a questo potabilizzatore di Camemi, che è stato realizzato molti anni fa, che non è stato mai messo in funzione, per cui adesso il rischio, perché è giusto dire le cose come vediamo, lo dobbiamo attivare, perché non è stato mai attivato ed è un bene che non è stato attivato, perché non si sono logorate le giunte, insomma tutte le però parti meccaniche. Bisogna vedere se parte, diciamo. Quindi adesso nel momento in cui arriverà quest'acqua lo metteremo in funzione. Abbiamo convocato già la ditta che lo ha realizzato, perché loro sapranno sicuramente come farlo funzionare. Dopodiché faremo le analisi che vanno fatte, insomma ci vorrà quel tempo tecnico e noi potremo per la prima volta, ripeto, dopo 30 anni portare e questo cosa che giovamento porteremo? Giovamento che noi potremo portare circa 50 litri di acqua al secondo, anche lì nei serbatoi che sono a ridosso di Marina di Ragusa, e portare acqua a Marina di Ragusa, non solo a Marina di Ragusa, e liberando forse anche un po' Ragusa. Esatto, non solo a Marina di Ragusa ma anche a Camemi, per esempio il potabilizzatore a Camemi. Contiamo di portare quest'acqua anche nelle frazioni a ridosso di Marina di Ragusa. Nel piano triennale abbiamo previsto la condotta per Gatto Corvino, per esempio, ma anche quelle altre. Sì, contento per Peppe Calabrese, allora. Sarà. Spero di sì. Noi abbiamo nel triennale appunto quest'opera importante di collegamento, quindi contiamo di farlo con un mutuo, ci stiamo già organizzando con l'attività progettuale. Questo cosa comporterà? Intanto dovremmo risolvere i problemi idrici a Marina di Ragusa, ma nel giro di poco tempo, speriamo, ripeto, se tutto funziona. E alleggerire anche il servizio autobotti, perché nel momento in cui non dovremo servire queste frazioni, le autobotti sono libere per andare dove effettivamente c'è bisogno di acqua. Quindi ci sono degli interventi strutturali in itinere che non si fanno in un giorno e neanche in tre anni. Non lo so, perché sì, sai, dice, ma la colpa è del sindaco, mia, questi tutto, sindaci. Io non ho problemi. La colpa è sempre del sindaco. Non ho problemi. È come l'allenatore, se vinci, se perdi ti cambiamo. Io subito, sono strutturato per subire una pressione di questo tipo, perché quando noi facciamo sport e quando si fa sport questa pressione ce l'hai addosso sempre. Ovviamente è una cosa diversa,
però tutto sommato ho la mia età, ho la mia esperienza, ho la mia struttura, io capisco la gente arrabbiata e me ne prendo la responsabilità. Allora, la gente arrabbiata, se riusciamo a risolvere questi piccoli problemi, che uno quando telefona almeno gli rispondono e gli dicono guarda, 682esimo, vediamo. Attenzione, non è tutto, perché noi sappiamo che ci sono delle ditte private che operano separatamente, cioè operano autonomamente dal servizio pubblico, perché chiaramente hanno un maggior guadagno operando in questo modo. E quello che abbiamo detto ai privati, ho detto, signori, dove non arriviamo noi, servitevi con i privati. Ma con i costi Vi rimborsiamo. Abbiamo detto, abbiamo fatto una variazione del bilancio, abbiamo trovato nel bilancio le somme, perché è chiaro che è un disservizio del comune. Quindi se voi, utenti delle contrade, no, siete abituati a ricevere un'autobotta al mese e voi dovete comprare l'autobotta, intanto non vi facciamo pagare i mesi prossimi quando noi ricominceremo a fare il servizio, ma quelle che devono pagare l'attività, diciamo il servizio, devono pagare, viene rimborsato, quindi mantenendo ovviamente le ricevute, quindi almeno dal punto di vista economico cerchiamo di alleggerire. È chiaro che è una questione complicata. Dispiace, noi non ci rammarichiamo, ovviamente con l'assessore Giuffrida lavoriamo tutti i giorni, abbiamo confronti continui per cercare di capire com'è a che punto è la situazione, quali sono i rimedi, dove siamo arrivati, quante autobotti abbiamo recuperato, quante ne possiamo recuperare. Insomma, questo è importante, le autobotti quante sono, perché ripeto, se è vero, come ho sentito dire, che ci sono parecchie domande in evase, prima che ci arriviamo. Ci sono domande che non, mentre fino a qualche giorno fa riuscivamo era più o meno a 24 ore diciamo, a garantire il servizio, adesso, mi risulta. Adesso questo tempo si è allungato. E anche perché ora c'è la posta, cioè quindi mandare l'email è facile, no? Si può mandare tramite posta elettronica all'indirizzo dedicato la richiesta di fornitura di acqua, però ripeto, lo dico ai cittadini, se privatamente vi rifornite di acqua, noi in qualche modo vi alleveremo. A un rimborso, almeno quello. Sperando per la prossima estate di risolvere strutturalmente con questi interventi che sono obiettivamente strumenti. Il professore Licita dice qual è la politica che state facendo sul fiume Erminio? La politica sul fume Erminio è una politica che riguarda... Dovremmo aprire la driga. No, ma lui fa riferimento a contratti di fiume, cose noi siamo coinvolti. Contratto di fiume è una cosa molto interessante. Sono cose interessanti, sono cose complesse, cose lunghe, macchinose, ma noi siamo dentro, è chiaro che la politica complessiva, ecologica, ambientale, che riguarda le nostre risorse, a maggior ragione in primo luogo le risorse idriche, è fondamentale. Noi insieme a tutti i soggetti che sono coinvolti, perché c'è il libero consorzio, il fiume Erminio non è che è il fiume di Ragusa, è un fiume che serve tutto un numero di territori, eccetera. Noi siamo dentro questa problematica e la seguiamo, però non si può neanche pensare che veramente si possono risolvere in maniera strutturale problemi che veramente risalgono che a sono decenni, vecchi, sono datati. Per carità, è giusto andare avanti con delle iniziative, con una programmazione, ma lo stiamo però facendo. Però ecco, forse sindaco, la progettazione dovremmo puntare molto su questo oggi, perché se no va a finire che se l'anno prossimo abbiamo lo stesso problema, ma non so, sono guai. L'acqua è preziosa. Noi abbiamo fatto diciamo, sul fiume Erminio cosa possiamo fare? Sul fiume Erminio è la nostra risorsa. Speriamo che piove. Speriamo che piove. Allora, ho visto che il professore, che è un esperto, il dottor Licita, fa riferimento anche a dei programmi che sono stati realizzati negli anni passati che avrebbero alterato in maniera significativa e peggiorativa a quello che lui dice, essendo un esperto io mi inchino al parere dell'esperto. È chiaro che su queste cose dobbiamo aprire una riflessione, dobbiamo fare eventualmente un confronto anche con le autorità regionali, perché poi hanno la competenza le autorità regionali dove si può intervenire. Però se io faccio un appello alla moderazione nell'utilizzo dell'acqua, non è che si può dire, come qualcuno maliziosamente anche dice, sindaco, dice no, usate meno acqua e si lava le mani. Non è chiaro che noi ci occupiamo del resto. Però questo lo dico anch'io. Se mi incontro la signora che mi dice, a lei lo sa che mi si sta bruciando tutto il prato. Sì. Cioè, io lo capisco che il prato si abbrucia, ma chi non si può lavare la faccia è un po' più preoccupato. Ci sono delle priorità, così come se noi... O la piscina. Se noi prevediamo, come stiamo prevedendo, creando anche un certo scalpore e sollevando polemiche
che per esempio la doccia della spiaggia non può essere più una doccia a semplice premuta di bottone, ma ci deve essere un disincentivo, quindi tramite una monetina da 20 centesimi per azionare quel meccanismo e quindi fare una doccia 35 secondi. Che io basta. Sono d'accordo. Voglio dire, significa evitare gli sprechi, perché poi andiamo in spiaggia e vediamo gente, bambini che utilizzano l'acqua, che premono questo bottoncino e l'acqua che si spreca e si perde. Cioè, noi in questo, allora, l'acqua è la ricchezza, il petrolio dei prossimi decenni, ormai lo sappiamo, è così, non possiamo sprecarlo in nessun modo, dobbiamo cercare di adottare tutte questo le politiche. Fatto delle docce lo state studiando? È già lo stiamo studiando, non è semplice perché bisognerebbe fare delle gettoniere, abbiamo immaginato un sistema a gettoniera che è più complicato e anche più costoso. E invece il sistema che probabilmente è più semplice è quello con la monetina da 20 centesimi, direttamente. Stiamo pensando di affidare questo incarico, perché bisogna dare un incarico, alla stessa società che gestisce il servizio idrico integrato, facendo una piccola modifica al contratto come previsto. Quindi questi andrebbero a recuperare i soldi per la gestione. Sostanzialmente loro con questo meccanismo dovrebbero poi occuparsi anche della manutenzione delle docce, certo, ovviamente, perché le docce, se uno la paga, ha il diritto ad averla sempre funzionante, sempre in perfette condizioni, ed è una cosa che anche questa non è semplice, però ci stiamo arrivando. Attenzione, dottore, io non mi voglio giustificare, perché chi mi conosce sa, insomma, non cerco, ma anche giustificazioni, ma anche quello che è successo, la pandemia, lo smart working, cioè arrivare dentro e risolvere problemi, ma perché ci state pensando ora? Intanto non è vero che stiamo pensando ora, noi stiamo arrivando ora a concludere situazioni che abbiamo alle quali attendiamo da mesi, da anni. Ogni cosa richiede il suo tempo, a gestire una cosa pubblica, un ente pubblico è complicato, perché ogni cosa c'ha un intoppo. Sì, dopo un giorno ha detto a Piccitto: hai voluto la bicicletta, devi pedalare. Ma non cerco scusi, io so come vanno le cose, accetto le critiche, le accolgo, perché se qualcuno mi dice ma il sindaco non accetta le critiche, non è affatto vero, perché da ogni critica, se fatta senza malizia e senza esagerare, ma io chiedo solo questo, rispetto, da ogni critica c'è da prendere qualcosa di positivo e di utile per migliorare, anche perché dalla critica può venire l'idea di fare qualcosa che può servire. Sì, ti dico solo questo, ecco, che la gente vuole le risposte, lo so che non si possono dare, se potessimo dare risposte subito sarei io candidato a Roma, faccio il sindaco di Roma. Le risposte tante volte non si possono dare, però far capire alla gente, come stai facendo ora, con la comunicazione, con gli impiegati che sono disponibili, tutto questo aiuta, perché sennò uno, non trovando risposte, si arrabbia e poi, come ho detto nell'articolo, dice 72esimo posto, non è 74? 71esimo, ma non 71. È quello il punto. Poi diventi 80esimo, 90esimo, no? Le classifiche, queste sondaggi vanno letti lo so. Diciamo che e la perdita di 3 punti percentuali rispetto al dato delle elezioni è un dato che ovviamente non mi fa piacere, è una situazione diversa. No, ma io però bisogna anche leggere, nel senso che da Roma in giù, direttore, questo possiamo vedere la classifica, da Roma in giù, sindaci di comuni capoluoghi che sono andati a pareggiare o a migliorare il gradimento che avevano durante le elezioni, non ce n'è neanche uno, c'è il sindaco uno solo di Lecce, perché anche il sindaco di Bari, per esempio, che è il primo in classifica tra i primi, che è un ottimo decaro, ha perso non so quanti 7-8 punti percentuali o 10 punti percentuali rispetto alla data elezione. In questi momenti difficili si perde gradimento, ma io non è che anche lì cerco, mi sarebbe piaciuto non perdere questi 3 punti percentuali, me ne faccio una ragione, e questo è uno stimolo per me, per tutti quelli che mi collaborano, per operare meglio per le prossime elezioni. Quindi il sindaco si ricandida. No, per il prossimo anno, quando sarà stato, ci sarà il prossimo sondaggio. Allora si ricandida. Ci sarà il sondaggio a luglio dell'anno prossimo. No, lo so, ne stiamo parlando. È arrivato il momento di parlarne. Sono passati 3 anni, quindi il tempo è giusto. Sì, devo, vorrei parlare anche di politica, ma già la trasmissione è abbastanza lunga. Poi la gente su internet, questa intervista la potete vedere sulla pagina di Rete Eblea, ma la potete vedere più volte anche sulle questioni dell'acqua, potete avere tutte le informazioni. Di politica con Fratelli d'Italia, ne parleremo un'altra volta. Avremo modo. Grazie al sindaco Cassì, noi andiamo avanti con il telegiornale.